Un'immagine devota sul patrimonio della Chiesa Madre di Borgetto, la prima mostra denominata Un'immagine devota sul patrimonio artistico e religioso di una cittadina. Oltre 600 anni di storia artistica e religiosa borgettana in mostra nei locali della Chiesa Madre. Antonio Bartellino, Massimo Barbaro e Federico D'Angelo hanno infatti allestito una immagine devota. Questo è il nome scelto per la mostra che racchiude il patrimonio artistico e religioso recuperato e restaurato nei 12 anni dell'arcipretura di Don Antonio Crupi, il prete che a breve lascerà la Chiesa Madre per guidare la parrocchia di San Castrense a Monreale. In vetrina edicole votive, U Signoruzzu Caruto, la Vergine addolorata risalente all'Ottocento siciliano e che da ben 60 anni non viene portata in processione per il Venerdì Santo, ed ancora il Cristo morto datato all'Ottocento leccese, le reliquie di Santa Maria Maddalena, patrona di Borgetto. Uno spazio espositivo è stato allestito anche all'interno della Chiesa Madre. Suggestivo il volto di Maria Santissima del Romitello proiettato sulla volta. Bartellino, Barbaro ed Angelo hanno poi recuperato tutti gli stendardi delle confraternite del paese attive e non più attive. Inoltre in mostra ci sono pure opere di Antonello Gaggini, Pietro Novelli e Girolamo Bagnasco. Ovviamente non si poteva non rendere omaggio a Maria Santissima del Romitello che il 27 agosto celebra l'89° anniversario dell'incoronazione. Un'intera stanza è stata dedicata alla Madonna con immagini, soprattutto antiche, che ritraggono la Santa che domani sera, come di consueto, verrà portata in processione per le vie del paese. Infatti, proprio in questi giorni a Borgetto si celebrano i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Romitello. La mostra, Un'immagine devota, curata da Antonio Bartellino, Massimo Barbaro e Federico D'Angelo, sarà visitabile fino a domani dalle 10 a mezzanotte. Un ultimo servizio che riguarda domani, un appuntamento di domani.